Benvenuti a un nuovo appuntamento con il lunedì di Mixer e l'attualità del fuoricasa. Il settore ora che è ripartito dopo la pandemia, ma deve fare ancora i conti con l'eredità lasciata dal momento di emergenza. E tra questi lasciti negativi c'è il problema della mancanza di personale, un problema che sta diventando cronico e di cui parliamo con Andrea Chiriatti, responsabile area lavoro di Fipe Confcommercio. Dottor Chiriatti, qual è la posizione di Fipe relativamente a questo tema della mancanza del personale? Quali le cause e come affrontare la questione? A questa domanda al momento c'è una risposta che è molto articolata. Non è un problema solo italiano, non è un problema solo della ristorazione. Lo sente particolarmente la ristorazione perché la ristorazione è un settore, che ha bisogno di molto personale e soprattutto nei periodi in cui, i flussi della clientela aumentano, quindi tendenzialmente nelle zone turistiche, nei periodi turistici, ma poi nelle grandi città tutto l'anno. Il problema si sente particolarmente. I problemi sono diversi. La prima causa sicuramente sono i residui e il lascito del Covid, nel senso che abbiamo perso 200.000 posti di lavoro nel corso di 2 anni di pandemia, quindi immagini un quinto di quello che era la forza lavoro del settore. Quindi è molto difficile in questo momento recuperare i 200.000 posti di lavoro, 100.000 dei quali a tempo indeterminato. Sono cambiate molte abitudini, o meglio, è stato accelerato un percorso di cambiamento delle abitudini dei lavoratori nell'esigenza di conciliare maggiormente i propri tempi di vita con i tempi di lavoro. C'è una situazione anagrafica drammatica, una crisi delle nascite, una situazione di natalità drammatica nel nostro paese. Abbiamo un enorme problema che riguarda anche i flussi dei lavoratori che vengono dall'estero, che dovrebbero in qualche modo compensare la mancanza di forza lavoro. Insomma, abbiamo un dedalo di problemi che è difficile, un puzzle che è molto difficile da comporre, se non con un lavoro strategico che le istituzioni possono portare avanti. E soprattutto anche le nostre organizzazioni che sul territorio devono seminare affinché l'attività di pubblico esercizio e il lavoro all'interno della ristorazione possa essere nuovamente attrattivo. Lei ha sottolineato come il tema non riguarda solo l'Italia e solo il settore della ristorazione, ma il dibattito sembra focalizzarsi su aspetti come il reddito di cittadinanza, lasciando in ombra il tema della retribuzione, cioè il fatto che interi settori economici faticano ad offrire retribuzioni adeguate al costo della vita, soprattutto nelle grandi aree urbane. Qual è l'opinione di Fipe relativamente a questo aspetto? Guardi, credo che lei abbia posto nella maniera migliore possibile la domanda. Non è la causa della mancanza del lavoro nel settore, del mismatch tra domanda e offerta, non è motivata o motivabile attraverso la presenza del reddito di cittadinanza. Questa è la prima valutazione da fare perché viene utilizzato come argomento da parte di alcuni. Per motivare la mancanza di lavoro. È uno degli elementi in alcuni casi, in alcune fattispecie. E in generale può essere l'utilizzo di politiche passive del lavoro che non incentivano al reinserimento nel mercato del lavoro a un primo inserimento. Questo è un primo pezzo. Il problema della retribuzione è un problema anche qui che va affrontato non per slogan, nel senso che il costo della vita è sicuramente aumentato, siamo in un momento in cui l'inflazione è a doppia cifra, siamo in un momento in cui, come giustamente ricordava, il costo della vita nelle grandi città è aumentato in maniera esponenziale, quindi c'è un problema di politiche del reddito in generale che non possono essere ridotte strettamente a una questione di retribuzione del settore. La retribuzione fissata dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro è in linea con gli altri contratti collettivi nazionali di lavoro, che sono quelli, che attirano manodopera, che è uscita dal nostro settore o che potrebbe rientrare nel nostro settore o che potrebbe essere interessata al nostro settore, la logistica, la grande distribuzione. Siamo su minimi contrattuali analoghi. C'è, come dire, una percezione del lavoro in questo settore che nel corso di questi 2 anni è stata alimentata da una serie di slogan che lo hanno, lo
poco, fanno percepire come un settore in cui si paga poco, si lavora molto e non si ha una qualità della vita elevata. Questo vale nella misura in cui ci sono imprenditori o imprese che non applicano condizioni legali del rapporto di lavoro. Cosa abbiamo fatto noi come federazione? Abbiamo realizzato una ricerca che mette in confronto il nostro contratto collettivo nazionale di lavoro, che è quello leader del settore, con contratti che noi definiamo in dumping o contratti pirata, cioè contratti che da un punto di vista legale abbassano il livello di tutele che il lavoratore ha, non solo in termini economici. Faccio un esempio sempre molto pratico per capirci. Il reddito medio di un cameriere, la retribuzione media è di 1.400 euro circa. In questi contratti, in media è più bassa di 200 euro mensili. Quindi immaginatevi cosa vuol dire in questo momento offrire contratti di lavoro che offrono condizioni economiche di questo tipo. È ovvio che penalizzano l'intero settore, perché la percezione è amplificata poi di condizioni lavorative non positive in un numero di aziende che ovviamente penalizza la stragrande maggioranza. Noi come federazione ci impegniamo affinché il contratto collettivo nazionale di lavoro che abbiamo sottoscritto sia il punto di riferimento unico e invitiamo i nostri associati e tutte le aziende di pubblico esercizio a applicare correttamente il contratto e applicare buone condizioni e giuste condizioni di lavoro ai lavoratori. FIPE ha messo in campo una propria iniziativa, i Talent Day. In che cosa consistono e a chi si rivolgono? I Talent Day di FIPE sono degli eventi territoriali organizzati dalla federazione in collaborazione con le nostre organizzazioni territoriali, finalizzati a mettere in contatto chi cerca lavoro e chi lo offre. Diciamo il tema del momento nel settore dei pubblici esercizi, in generale nel mercato del lavoro, ma in particolare nel settore dei pubblici esercizi, si svolgono con degli eventi territoriali che coinvolgono la rete del lavoro, quindi i centri per l'impiego, gli enti accreditati ai servizi al lavoro, le agenzie per il lavoro, le istituzioni locali e soprattutto imprese di pubblico esercizio e lavoratori che cercano lavoro. Dove si svolgeranno i prossimi appuntamenti con i Talent Day e com'è possibile partecipare? Percorreremo lo stivale andando in Sardegna 2 volte, Olbia e Cagliari, andando in Trentino, successivamente ci sarà anche l'Emilia con Parma e Reggio Emilia. Avremo un successivo appuntamento ulteriore anche in Liguria. Insomma, tutta la penisola verrà coperta. Per essere informati su tutti gli eventi, vi suggeriamo di seguire il sito della FIPE, quindi il sito istituzionale fipe.it. Su questo c'è un sito dedicato al Talent Day, fipetalentday.it, che vi invitiamo a seguire, su cui sono inserite non solo tutti gli appuntamenti, ma anche tutte le foto, tutte le immagini, tutti i video e in fase di realizzazione anche un cortometraggio sul settore per raccontare davvero quello che accade di positivo nel settore, oltre tutti gli slogan negativi che ci sono. È un settore che offre grandi opportunità dal punto di vista di crescita di vita e professionale. Quindi vi invitiamo a seguire il sito della FIPE, vi invitiamo a seguire il sito di FIPE Talent Day, a iscrivervi e a partecipare.